Per informazioni www.moranoleggi.com. Paesaggistico e ambientale a Ozzano Taro. Nei giorni scorsi, in via nazionale a Ozzano Taro, lungo la statale della Cisa, dalla gestione servizi di manutenzione delle ferrovie, sono stati abbattuti una decina di pini di 60 anni. L'intervento fa parte della messa in sicurezza della rete elettrica dell'alta tensione delle ferrovie. Letteralmente infuriati proprietari che si lamenterebbero non solo della manutenzione gestita all'inizio direttamente dalle Ferrovie dello Stato e ora da una ditta collegata, ma anche delle associazioni ambientaliste che, diversamente da quando qualcuno sfiora qualcosa, nel nostro caso però, sottolinea il proprietario, non hanno mosso un dito o sollevato questioni per un eclatante scempio ambientale e paesaggistico che va a intaccare anche valori affettivi ed economici. In passato la manutenzione dei pini veniva fatta direttamente dalle Ferrovie dello Stato, c'era più cura e rispetto di tutto, spiega il proprietario. Ora invece, con la gestione di questa seconda agenzia di manutenzione, le cose sono cambiate radicalmente e in peggio. Non c'è stato più dialogo, il problema lo hanno risolto alla radice. Ma non è finita qui. Da abbattere nei prossimi giorni anche i due pini vicini all'abitazione. Nel viale dello scempio sono stati risparmiati solo quelli all'ingresso, contigui alla pista ciclopedonale. Ma non è finita qui. Stessa sorte toccherà ai pini del viale d'ingresso di un'altra abitazione adiacente a questa, che hanno avuto la sfortuna di essere stati messi a dimora sotto cavi elettrici dell'alta tensione. Elettrotaro Fornovo, televisori, elettrodomestici e tanto altro. www.abiglobalservice.com. Valfer, elettromeccanica, automazione e impianti elettrici.